Va bene. Allora, visto che oggi sono qua e non c'è Francesco, facciamo così. Io preparo la rassegna stampa di quello che devo dire, e ce n'ho parecchio in realtà da dire, e attacco i telefoni. Va bene? Allora, vi ricordo che i numeri di Radio Gamma sono 049 700 700 e 049 700 838. Per cui io continuo a dire tutto quello che ho da dire e cominceremo con lo scandalo dell'Armata Bianca, cioè questo allarme 7, e attaccherò i telefoni 049 700 700. Sei pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Senta, purtroppo è un'età che ho provato diverse robe, per cui che sto riflettendo. Le robe che mi sono successo 40 anni fa, sì, 45 adesso, per fortuna sono cambiate. E io mi chiedo, perché a 40 anni quella cosa la dovevo fare perché era un peccato, adesso invece non esiste più? Se il Vangelo, scritto sul Vangelo, o se qui che applica queste robe? E il respiro perché di libertà. Perché adesso faccio un esempio, che tante anziane, se ascolta oltre i 60 anni, penso che sia una cosa importante, che una volta ti dice, tu fai l'amore deve fare un figlio, se no fai peccato. Quando è nato il figlio hai il demonio, peccato. Se non vai in chiesa e prima dei 40 giorni non vai in chiesa e tu devi aspettare fuori della porta che il prete vestito con l'acqua santa, con la tonica bianca, non vieni a prenderti fuori dalla porta della chiesa, ti porta in chiesa, allora sei liberato. Ma non so da cosa che mi vado di liberare, di un fiore, sì, perché lei mi viene fuori. Ma mi vado di liberare del demonio. Ma se mi hai detto che per andare in letto con un uomo o te sei un fiore o se no te sei peccato. E dopo quando vi avevo fatto, sono in peccato, e ora sono sempre condannato in un'altra donna. Sì. Sì. Allora, prima ti dici, o te fai così, o te fai il demonio. Dopo, quando te nasce, e dopo bisogna, sì, con una benedizione, con poca di acqua, tutto sparisce e torna come prima. Non so, una benedizione, urbi e torbi, e lo bagna di prima. E a me mi domando, perché allora a me mi ha toccato queste robe qua? E le spose di adesso, non che succede? Allora, sto Dio di 40 anni fa, se io quello adesso, o se che ho trasformato? O se questa gente che allora poteva darmi intendere sta roba, cioè così faceva, guarda che mi non vedo colpa ai miei genitori, non vedo mai colpa, perché anche io li sono coinvolti, come che così tanti coinvolti adesso che magari capirà fra i fiori fra 10-20 anni, questo è il discorso. E quante robe è successo queste, che per andare a baiare te ieri una puttana, se te andai a baiare fuori di casa anche se non ti hai fatto niente, adesso parte a mezzanotte, vieni a casa 5 di mattina, perché adesso non mi parla più? Allora ti dovevi stare a casa, i genitori non potevano comandare, gli amici erano lì a andare a baiare, però sai che dopo un domani fa tutto il bocco, mi parla se i canai, se io o vai a casa mia una sera, un signore mi ha detto proprio i capelli, i canai, sono una dottrina, e mi ha detto proprio i capelli, mi ha detto tirai perché ieri sera che baia davanti agli occhi di mio padre, mia madre, perché fuori non si poteva andare a baiare, neanche a casa mia. Adesso va e ora mi domando, e quanta gente può farsi queste cose? Ma allora, i mega tolto pa il culo, ma non poco. Tanto. Ma quante robe ora, sto, oltre di queste che se te sto qua all'incarico, bisogna stare fin domani mattina. Perché era l'ora di era peccato fa sta roba, adesso non è più peccato. Perché si ga trasformato così? Perché i vede che anche ora bisogna, si vuole stare in piedi, bisogna chi cae a chi fa un passo indietro. Io gli fa un passo indietro, dopo intenta di farne, dopo recuperare che certo, altro. Certo, certo. Però come non recupera più niente, signore. No, e invece di venire veccia e andare in chiesa e pregare e dire aspetta che mi devo prendere. No, prima pregava, adesso non prego più. Perché sì, tutte fantorie. Ho una coscienza e quella è una testa che ragiona e con quella devo ragionare fino alla fine. Ma con la mia testa. Certo. Non qui che mi inculca gli altri. Grazie. Grazie a te. Ciao. Sì. Pronto? Pronto? Pronto, ciao. Ciao, dimmi. Volevo chiederti, no, quando ti metti in sintonia con i tuoi dei, no?
mi volevo sapere come hai la dimostrazione di essere aiutato e cosa distingue da una categoria all'altra nella storia, che si parla anche di altri dei. Grazie. Ciao. Ciao, ciao. Allora, quando io metto in sintonia con gli dèi, non esiste nessuna differenza delle cose che faccio, semplicemente le mie determinazioni, la mia voglia di fare, la mia voglia di agire, la mia voglia di costruire viene alimentata. Se io vado a sbattere con la macchina, come si è già capitato, aumento la mia velocità operativa di almeno 10 volte tanto e so che gli dèi sono con me. Quando io vado a sbattere con la bicicletta e faccio un salto di 3-4 metri, so che gli dèi sono con me e so come comportarmi. Cioè, nel senso, sto parlando naturalmente di cose estreme, quello che è capitato a me è chiaro che è capitato ad altri, ma in realtà è tutto il mondo che ci sorregge, cioè tutto il mondo che ci sta chiamando, e noi sappiamo che ci sta chiamando. In percezione alterata è facile, cioè in percezione alterata trovi gli dèi come forma o come rappresentazione diversa, allora è molto più facile. Ma sto parlando della vita di tutti i giorni, cioè voi non vedrete mai la Madonna o Dio che vi aiuta, che vi assale, ma lo sentirete crescere dentro di voi nelle azioni di tutti i giorni. Cioè, come se diceste, faccio un minestrone e quel minestrone, gli dèi partecipano a fare quel minestrone, cioè avete le intuizioni delle cose da fare con le cose che avete, oppure dire vado a fare un viaggio ed avete tutte le intuizioni relative a quel viaggio, cioè in pratica è un'espansione di se stessi in cui gli dèi partecipano. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Come sta, signore? Bene. Sì, manco male. C'è il signor Mario o no? No, non c'è il signor Mario. Niente, non c'è oggi. No, oggi non c'è. È in sciopero? No, è venuto stamattina e oggi chiaramente non c'è. Lo sostituisco. Così perdo per salutarlo, insomma. Ah, sì. Oh, signor. Ma sei in ascolto o lo sente? Sì, senz'altro. Beh, penso di... non so, magari no, non lo so adesso, i suoi gusti forse non mi sopportano. Lui mi conosce, chi so. Va bene, dai. Sono una signora di quarto d'Altino. Va bene. Quando è che lo senti? Giovedì prossimo? È giovedì prossimo, sì. Prima di giovedì non lo senti più? No, non... Va bene, se sei così gentile mettimi su una canzone per me. Va bene, ciao. Va bene, grazie, ciao. Cioè, va bene. Andiamo avanti allora con il discorso. In realtà le cose cambiano semplicemente perché esistono le lotte sociali, cioè le cose sono cambiate perché sono esistite delle forze che hanno portato al cambiamento, ma anche delle forze normali, cioè delle forze non necessariamente rivoluzionarie, ma anche delle forze economiche, cioè delle esigenze di economia. Cioè, per far girare il denaro è necessario che qualcuno lo guadagni e qualcun altro lo spendi, oppure chi lo guadagna lo spenda pure. E più denaro circolava, cioè, io sento anche dei discorsi a volte, no? anche di persone che parlano, che ce l'hanno col denaro, sono incazzate col denaro. Ma in realtà è vero, se è giusto non avere il pero del denaro, vivere per il denaro. Però ricordiamoci che il denaro è stato ciò che ha portato all'uscita dal servo della gleba, cioè il servo della gleba, quando eravamo servi della gleba nel 1300, 1200, 1500, l'uscita da questo c'è stata con la circolazione del denaro. Perché? Perché prima il controllo della persona era dato dal controllo delle terre, cioè dal feudalesimo, cioè il feudalesimo aveva il controllo della terra e i contadini erano i braccianti erano legati alla terra, cioè erano proprietà schiavi del feudatario, tanto per essere chiari, e non avevano nessuna possibilità di uscire dal feudo. Con la circolazione del denaro, la ricchezza si è trasferita dal possesso delle terre, cioè dal possesso del feudo, al capitale in banca. Cos'è successo questo? Che se io andavo a lavorare non avevo più semplicemente la polenta o quello che mi serviva per vivere, ma venivo pagato con soldi. Essendo pagato con soldi, avevo la possibilità di tentare di risparmiare e tentare di metter via. Non so quanto riuscissero a metter via i braccianti, anzi credo che erano alla fame e basta, però di fatto il fatto di avere del denaro anziché della terra, cioè il controllo delle persone col denaro anziché con la terra, mi permetteva a me di avere delle strategie per riuscire a venire fuori dalla miseria, cioè venire fuori dalla schiavitù. Per cui stiamo attenti a parlare male del denaro, è soltanto il cattolicesimo che controlla le persone che ne parla male. Pronto? Sì,
Buongiorno Claudio, io sono Lisa e telefono da Vicenza. Dimmi. Ascolta, io non ho sentito tutta la trasmissione, ho sentito questi ultimi 10 minuti. Qui parlavi del generatore, generante, del generale, sì, del generatore. Ho cominciato la teogonia. Ho cominciato il commento alla teogonia di Esiodo. Ascolta, io ho drizzato le antenne perché io, non so, ho letto proprio un po' di tempo fa un libro di Marlo Morgan, Il cielo, la terra e quello che c'è nel mezzo. Ed era la storia di un aborigena che riscopre se stessa, la propria cultura, eccetera. E lì c'era proprio questa teoria interessantissima per cui il corpo della donna e in pratica i genitori, che sarebbero i generatori, ospitano quest'anima, questo spirito che, consapevole del vissuto dei genitori, decide di venire a fare la propria esperienza, che è un po'... Gli aborigeni sono molto vicini alla reincarnazione, gli aborigeni australiani. Ecco, io mi chiedevo, ti rifai... No, assolutamente. Perché ci sono molti punti in comune. Sì, è vero questo, è una variazione della visione. Ti spiego, in percezione alterata, quando si vede una concentrazione di energia vitale, bisogna descriverla nella ragione. Ecco. Cioè, allora, stai parlando un po' difficile, sì, no. Allora, aspetta, noi abbiamo una cultura, se vuoi ti rispondo per radio. Ascolta, l'ultima cosa, sì, poi io ascolto per radio perché proprio ho abbinato queste due cose, perché poi il generatore genera se stesso, e in effetti è vero, quest'anima poi... costruisce se stessa e i genitori, i generatori diventano soltanto le condizioni che hanno permesso che questo avvenga, no? Certo. Ecco, però questo almeno nel libro avviene quando si è inseriti una cultura che porta a queste cose, oppure sotto a una guida. Purtroppo. Ecco, e allora io mi domandavo... nel tuo modo di concepire, sei tu la guida? No, non esiste guida e non esiste neanche l'anima che decide. Adesso te lo spiego per radio, allora. Dopo magari mi richiami. Niente, non avevo niente di importante da dirti, ma queste cose erano molto simili. Ma è importante, sì. E io mi sono proprio, ti voglio dire, mi è rimasta impressa questa visione di quest'anima che arriva e io nella mia famiglia ospito quest'anima, che ho cominciato a vedere sotto un altro aspetto i miei figli. E allora adesso la sento dire da te, sicuramente per alcuni aspetti è abbastanza simile, ho detto, ma guarda un po' cosa succede. Sì. Claudio, ti ascolto. Grazie. Buona serata. Buona serata a te. Allora, il problema è che gli aborigeni australiani hanno un po' la visione della reincarnazione, cioè per loro l'entità che passa dall'inconsapevole al consapevole non esiste, è già consapevole. Semplicemente questa entità già consapevole, cioè un essere di sola energia vitale, decide di incarnarsi in quella famiglia. Per cui c'è una consapevolezza a priori, una volontà di questo essere disincarnato di incarnarsi nel figlio di questa famiglia, in quel bambino, per cui loro effettivamente generano un figlio, però la coscienza di quel figlio è già formata altrove. Ecco, questa è una deformazione culturale di quello che è la visione. Cioè, in stregoneria si vede la luce diversa fra l'energia vitale che non è consapevole e l'energia vitale che diventa consapevole. Cioè, la luce diversa si vede. Dopo, però, è necessario parlare. Cioè, si parla con le cose che la cultura in cui si vive ti concede. Cioè, nella cultura attuale non è mai esistito il concetto del passaggio dell'inconsapevole al consapevole senza qualcuno che lo faccia o senza delle determinazioni precedenti. Cioè, le forze del passaggio dall'inconsapevole al consapevole sono sempre state esterne. Allora, per riuscire a risolvere questo inghippo, che lo troviamo anche in molte società animiste, anche in molte società pagane e anche in molte idee dei pagani attuali, si è pensato a una sorta di reincarnazione, oppure una sorta di incarnazione di ciò che non è incarnato, oppure all'idea neoplatonica di cui ci sarebbe un uno, cioè un'anima, specie di anima universale, da cui si staccano le idee, si staccano delle anime,
che vengono si incarnano e dopo un certo periodo di incarnamento tornano all'uno. Cioè ci sono sempre stati questi giochi interpretativi che sono giochi culturali. In realtà è l'inconsapevole che comincia il suo processo di consapevolezza. E il fatto stesso che tu hai dei figli, i figli effettivamente sono figli tuoi, e sei tu che hai costruito le condizioni affinché quell'energia vitale, che in questo momento è la volontà e la coscienza dei tuoi figli, passasse dall'inconsapevole al consapevole. Tu l'hai costruite quelle condizioni, per cui tu sei responsabile che quelle condizioni continuano ad essere. Cioè, tu e tuo marito avete fatto questo, o tu il tuo compagno, insomma, per cui voi avete costruito delle condizioni attraverso il vostro amore, attraverso la vostra vita, attraverso il piacere, attraverso la vostra esistenza, affinché una concentrazione di energia vitale passasse dall'inconsapevole al consapevole. Ma la forza della trasformazione che voi avete permesso, avete costruito le condizioni perché ciò avvenga, è all'interno di questa coscienza, è all'interno di questa consapevolezza. Dopodiché, ti ripeto, il discorso animista deve essere spiegato. Cioè, io non posso dire alle persone: guardate, le persone, gli esseri vengono passando dall'inconsapevole al consapevole, credete a me. Devo dare delle dimostrazioni. Allora, le dimostrazioni le do in termini logici e in termini che mi dà la cultura. La cultura in cui io sono dentro, e c'è anche il determinismo. E il determinismo mi permette delle variazioni. Pronto? Ciao. Ciao. Secondo te, no, le persone che non hanno nessun credo, ma che si comportano correttamente e onestamente con se stesse, secondo te non si costruiscono né fisicamente, dopo non so come che ti dici, spiritualmente o d'altro. Certo. Grazie, ciao. Ciao. Allora, torno a ripetere ancora, una persona che vive la sua vita in maniera sana, senza sottomissione, seguendo più o meno quello che sono la propria volontà, il proprio istinto, e scegliendo il meglio per se stessa, cioè vivendo quello che chiamiamo corretto rispetto a se stessi, senza essere sottomessi, senza sottomettere, senza strafare, però con il piacere di vivere, cioè col piacere della vita, riescono comunque a costruire il loro corpo luminoso. Cioè, le scelte che noi facciamo della costruzione del corpo luminoso, dell'atto di volontà, intanto per costruirlo meglio, prima di tutto, e in secondo luogo è per tirarci fuori da quello che è l'orrore cristiano. Cioè, l'orrore cristiano in questi anni ha distrutto, quelli che ha ammazzato sono quelli che ha ammazzato, ma in realtà un numero infinitesimale di esseri umani sono riusciti a diventare eterni, proprio per effetto del cristianesimo, proprio per effetto della sottomissione. E la sottomissione non si è limitata semplicemente a distruggere gli esseri umani, ma si è estesa come un cancro sull'intero pianeta Terra e ha distrutto e saccheggiato l'intero pianeta Terra, tant'è che ci vorranno parecchie decine di migliaia di anni per ricostruire, qualora venisse rimosso l'orrore cristiano e la sottomissione. Per cui è veramente una guerra, la guerra dell'anticristo è effettivamente una guerra enorme, e tenete presente che l'anticristo sta operando per sottrarre le persone dalla sottomissione cristiana da 13.000 anni, perché prima che arrivasse il cattolicesimo c'erano altri esperimenti di sottomissione, la ragione per esempio proietta se stessa come unica entità all'interno del mondo, cioè imprigiona l'essere umano nella sua isola, per cui tirar fuori l'essere umano dalla ragione, cioè tirar fuori l'essere umano affinché si muova nei mondi della percezione, affinché si muova nella natura per ciò che la natura è una guerra veramente immane. Pronto? Ciao Claudio, sono Roberto da Padova. Ciao, dimmi. Ascolta, due o tre cose. Vorrei sapere, intanto hai fatto una trasmissione che diceva dove va a finire il corpo luminoso. Sì. Io non ho potuto ascoltarla. La posso trovare questa risposta in internet? Allora, sì. Sul sito Digilander. Digilander? Sì. Ma tu, il sito dei costruttori, ma tu vai su Arianna, no? Sì. Fai Claudio Simeoni. Sì. E dai il via, okay. Ti dà tutta una serie di cose che sono dentro, vedi quelli sono quelli pagani, sì, quelli li ho già. Alla fine, cioè torna all'indice, vai all'indice e trovi anche quello, ho capito. Credo sia il 17 o il 18 dell'elenco. Sì. Ascolta, dopo come posso cominciare ad avere qualche percezione alterata? Cioè, questo è un problema tuo. È un problema mio, non mi puoi dare qualche indicazione? No, io posso dirti solo pratica sognare.
Pratica sognare. Il sognare, sì. Come faccio? Cerca le tue mani prima di dormire, chiudi il dialogo interno, sì, chiudi il discorso e cerca di ascoltare le correnti vegetative e dire io voglio sognare e trovarmi le mani nel sogno. E vedermi le mani. Esatto, voglio sognare e alzare le mani e guardarmele. E se vedo le mani di qualcun altro? E beh, questo è, all'inizio succede un sacco di casini, anche dopo veramente. No. Comunque diciamo che è il primo movimento per cui si comincia a risvegliarsi il corpo luminoso. Dove ti porta poi non lo so, perché per esempio per persone che hanno avuto sottomissioni, cominciano a cercarsi le mani, spesso trovano le loro fobie, cioè devono affrontare le loro paure. Ho capito. Ed è un casino veramente, anche perché il sogno serve sempre per scaricare le nostre tensioni, i nostri bisogni, poi è più vivo o meno vivo a seconda di quella che è la persona. Ho capito. Ascolta, un'altra cosa, io trovo un'analogia molto forte tra quello che ha trovato Buddha, diciamo, e quello che dici tu, diciamo che lo penso anch'io. Però mi sembra che c'è il seguaci di Buddha che hanno sfasato quello che ha detto lui, cioè, mi sembra. Senti, io purtroppo intanto non conosco bene il pensiero buddista fino in fondo, cioè conosco alcune cose ma non, no? Però il problema per me è questo, cioè quando si va a ricerca di qualcosa del passato deve essere una cosa che la usiamo oggi, sì, capisci? Sì. Non deve essere totalizzante rispetto al passato. Cioè, deve essere una cosa che ci permette di costruire il futuro. Anch'io leggo autori del passato, capisci? Ma lo faccio per indicare, dare delle indicazioni per il futuro. Appunto, sì, sì, sì. Per cui io sono convinto che tanta gente abbia detto delle grandi cose e mi servo di quelle cose, capisci? Anch'io mi servo, cioè certo, quello che trovo io lo prendo sempre. Certo, però l'importante è che ci sia l'intento soggettivo, cioè la persona che decide di usarlo. Ed è quello che penso. Va bene, ti ringrazio. Grazie a te. Ciao, ciao. Pronto? Buonasera, senta, mi sono assentata un attimo, ha già spiegato sull'esistenza della Madonna? No, quello discorso che faccio su come è venuta la Madonna, penso che lo farò dalle 18 in poi. Ah, dalle 18, no, ecco, mi interessa, allora è dalle 18. Sì, faccio Lucrezio, Sesto Empirico, la storia di come è venuta l'adorazione della Madonna è una storia di stregoneria. Ah, bene, l'ascolto con interesse. Va bene, grazie. Complimenti. Grazie, salve, buonasera. Allora, sì, in realtà oggi eccezionalmente compro anche il tempo di Mario, perché Mario, torno a ripetere, è venuto stamattina e giustamente non ce la fa, vabbè, io sono disponibile, sono sempre disponibile a fare queste cose, insomma. Se sono avvertito prima naturalmente mi attrezzo meglio, se sono avvertito dopo mi attrezzo peggio, insomma non è importante. Allora, parliamo un po' di questo allarme 7 che sta venendo in giro. Cos'è l'allarme 7? Allora, lo scandalo dell'Armata Bianca, riti a base di sesso per i fedeli, sesso, soldi. Ricordatevi, la Chiesa, i cristiani hanno sesso, soldi e controllo delle persone. Quei soldi controllano le persone, quel controllo delle persone hanno il sesso. Cioè, è questo trinomio che è continuo. Cioè, non hanno un modo per costruire la vita, non hanno qualcosa da fare insieme che sia per il futuro, hanno qualcosa da fare assieme pregando il loro Dio padrone. Per pregare il loro Dio padrone è necessario il controllo delle persone. Se naturalmente questo il controllo delle persone porta alle fobie sessuali, le fobie sessuali devono essere soddisfatte e abbiamo questi trinomi, sempre. Pronto? Ho ucciso mia madre perché me l'ha ordinato il demonio. Spiega questo alla gente. Non dire cagate, continuare a dire cagate per la radio. Eccolo qua. Scandalo dell'Armata Bianca, senso e truffa per i frati antiabortisti, sepolture di feti, abbiamo, plagiavano gli adepti per i soldi, vietato parlare con i morti. Questo lo dice Biffi, perché? Perché i cristiani cosa fanno? Fanno sedute spiritiche. Cioè, questa è la roba più allucinante, è che queste sedute spiritiche che fanno i cristiani parlare con i morti, e se solo i cristiani che li fanno, perché i morti non ci parla nessuno,
e il cristianesimo trova forza proprio attraverso questo. Ancora? Pronto? Claudio, sono Guido. Dimmi. Volevo dirti, il fatto che sia possibile fare sesso anche oltre l'età fertile, cioè dopo la menopausa per la donna e l'andropausa per l'uomo, questo non sta a indicare che la natura ha previsto la possibilità di utilizzare il sesso per trarre piacere e non solo come macchina per procreare? Io sottolineo questo, sai. Eh? Io sottolineo questo. Va bene. Dopo volevo dirti un'altra cosa. Risulta da Darwin che noi discendiamo dalle scimmie. Le scimmie fanno sesso, anche loro, non solo per procreare, sì, ma utilizzano la monta come mezzo di pacificazione di gruppo. L'ho visto anch'io quel documentario, è bellissimo. Sì, ecco, volevo dire, se nel gruppo c'è un asociale irrequieto, il maschio dominante lo monta per pacificarlo. O viceversa, cioè, oppure la femmina si offre, sì, ho visto, certo. Quindi il sesso non serve soltanto per procreare. Anzi. Ma serve per tante altre cose. Anzi. Ecco. Ciao, Claudio, ciao, grazie. Ti ascolto, ciao. Grazie, ciao, ciao. In realtà è così, ed è solo così. Soltanto la fobia sessuale. Questo qua che ha telefonato prima, ha ammazzato la madre. No, ha ammazzato il padre perché dicevano che era indemoniato qua, no? E in effetti gli esorcisti sono un grosso problema, è una grossa setta ed è un grosso problema sociale, purtroppo. D'altronde esiste un concordato che permette a loro di distruggere il sistema sociale, no? E questo è un grande casino. Ma il problema 7 è dato proprio dall'esistenza di gente come l'Aris, gente come il Chris, gente come questi qua dell'Armata Bianca, gente come Biffi, gente come Nones, gente come Marco Ce. Cioè, questi è il vero pericolo di sé. Perché quando si mettono in ginocchio bambini, quando si costruiscono fobie dentro i bambini, c'è una responsabilità per tutta la vita. Pronto? Paolo. Ciao Giampaolo. Ciao Claudio. Parlo un po', se puoi, del come vedono gli psichiatri, la psichiatria, come vede questi fenomeni, diciamo, fra parentesi patologici, perché per me è patologia, sì. Uno comincia a vedere certe cose e si immagina veramente il diavolo con le corna, certo. Eccetera, che poi deriva da pang, eccetera, queste robe qui. Come li vede la psichiatria, come vede questi fenomeni? Ciao. Ciao, ciao. 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 Claudio? Sì. Piacere. Adesso un po' sudato, no, scusa. Scusate un attimo solo, ho avuto una visita, un attimo, metto 2 secondi di musica, eh. Abbiate un attimo di pazienza, arrivo immediatamente. Boh, non me lo ricordo neanche più. Weekend nella casa dei morti, i nostri figli sono angeli, dalla Repubblica del 22 del 5 del 2000. Pronto? Sono Marco. Dimmi Marco. Scusa se ti disturbo, una cosa che c'entra parzialmente, ma hai delle musiche bellissime. No, beh, questo è un sottofondo, è un po' sottofondo. Ah, non hai presente i titoli... Pensavo fossero tuoi. Di cosa? Di questi CD. Di questi CD? Di questo qua? Te lo posso anche far sapere che roba è. Grazie. Si tratta... Ti ascolto per radio, eh? Sì, ok. Grazie, ciao, scusa, ciao. Si tratta di True Colors, della New Age. True Colors, sampler, della New Age. Per cui... True Colors, della New Age. Non so se la pronuncia è esatta... Ma penso che se glielo dite a qualcuno ve lo dice sicuramente. Ok, detto questo, passiamo al weekend a casa dei morti, i nostri figli sono angeli. Anche sto personaggio che ha telefonato prima, ha ammazzato la madre perché è il demonio. È sempre cristianesimo. Il demonio è sempre una coercizione mentale dei cristiani. Cioè solo i cristiani hanno il demonio nella testa. Solo i cristiani costruiscono fobie, per cui quelle fobie si inventano che glielo dice il demonio. È proprio una questione psichiatrica. È una questione psichiatrica che viene alimentata da quello che è l'organizzazione assassina, criminale, di quelli che vengono chiamati esorcisti, che hanno il compito di convincere le persone che sono possedute dal demonio e farsi dare soldi per levare il demonio, oppure
costringere persone in ginocchio per levargli il demonio. Questo è il punto reale della questione. Il dramma di questa società è dato proprio dall'esistenza del cattolicesimo, della perversione sessuale dei cattolici. Questo è il vero dramma di questo sistema sociale. È chiaro che è un dramma lunghissimo, naturalmente ci sono dei drammi che si presentano in maniera prioritaria, altri drammi, c'è stato il nazismo, ma era sempre cattolicesimo, era sempre costruito sul cristianesimo, è sempre costruito sul Dio padrone, o fai quello che voglio io ti ammazzo. Cioè sempre queste cose vanno a costruire le fobie sessuali, vanno a costruire le fobie di possesso, vanno a costruire il desiderio di costringere gli altri in ginocchio. Queste sono questo, la perversione di questo sistema sociale. Questa è la vera perversione, è il cristianesimo, è adorare quel povero pazzo che dice o fai quello che voglio io ti ammazzo, o sgozzate quelli che non volevano mettersi in ginocchio. Bene, allora io intanto chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, prima parte. Adesso farò in questo modo, metterò su alcuni annunci della radio, alcune iniziative della radio, e poi, naturalmente vi avverto prima, farò partire la Carmine a Burana e dura circa 60 minuti, per cui 60 minuti di belle musiche che sentirete un po' alla volta. Allora chiudiamo qui la prima parte della trasmissione. Mentre va la Carmine a Burana, io sarò qui in radio, per cui se volete telefonarmi vi posso rispondere a livello personale, cioè vi posso rispondere anche, posso parlare per telefono, insomma a livello privato, diciamo. Bon, allora, chiudiamo qui questa prima parte.